Sono 13, Sono 13 in campionato per Mario Pasalic, perché il 3-1 della Dea certifica questo. 13 gol in campionato, un giocatore che non nasce, se vogliamo, punta di natura, ma ha dei numeri impressionanti quest'anno. Numeri impressionanti, 13 gol sono tantissimi. 3 punti contro lo Spezia per la Dea importanti, perché perlomeno mette pressione a quelli davanti, rimane abbastanza agganciato alla Lazio che ieri ha vinto. Sì, la Lazio rimane comunque a più 3, ma comunque si allontana la Fiorentina a meno 3 e la Fiorentina dovrà andare a giocare appunto con la Roma, e comunque aggancia la Roma che dovrà giocare contro la Fiorentina. Quindi 3 punti importanti, 3 punti che possono ancora, volendo dire, speranze Europa League. Quindi i 3 punti sono arrivati, dovevano arrivare secondo me prima o poi, perché Atalanta è da un po' che non vinceva una partita, e lo fa in crescendo, perché il primo tempo possiamo anche dire che è stato abbastanza equilibrato e forse neanche troppo ricco di azioni, no? Una Dea che ha molto possesso palla rispetto allo Spezia, ma poi alla fine, se vai a vedere, le occasioni pericolose sono state poche, sia da una parte che dall'altra, no? La Dea parte subito, anzi in realtà la prima occasione pericolosa c'era lo Spezia, nonostante il possesso palla molto ampio della Dea, con questa palla in diagonale, no, filtrante per Bastoni, che da posizione abbastanza defilata, col mancino Bastoni prende il palo. Poi arriva il gol della Dea, molto bello, 1-2 tra Malinowski e Muriel. Poi Muriel, una volta che si trova all'interno dell'area di rigore, con la sua chalance, no, il suo dribbling, sposta il pallone scartando il giocatore dello Spezia, tira e batte Provedel, e arriva l'1-0 da parte dell'Atalanta. Lo Spezia non ci sta, risponde subito, lo fa con Daniele Verde sull'assist, sul lancio bellissimo di Maggiore. Lì forse un po' impreparata la difesa dell'Atalanta, che è troppo alta, infatti Verde parte addirittura dietro centrocampo, quindi il fuorigioco non scatta. Musso non esce neanche dai pali, e forse c'è anche un errore di posizionamento da parte del portiere argentino, che se era magari un po' più fuori dai pali, questa palla poteva anche magari in uscita prenderla, perché era abbastanza lunga, e Verde prima che la raggiunga ci mette un po'. Musso non esce, Verde 1 contro 1 con il portiere Musso, doppio passo, lo scarta, tira gol, quindi un 1-1. Daniele Verde, che comunque si conferma un giocatore importantissimo per questa squadra. Sempre Verde ci prova da posizione quasi impossibile, e Musso fa un miracolo, una parata assurda, ma alla fine l'azione viene tutta annullata perché c'è un fuorigioco giusto segnalarlo. E poi ha avuto un'occasione, se non sbaglio, l'Atalanta con Freuler, che non inquadra la porta dentro la di rigore su un assist di Koopmeiners, potrebbe essere, mi sembra di sì. Finisce il primo tempo sull'1-1. Nel secondo tempo mi è sembrato un po' di vedere un'Atalanta che aveva voglia di portarsi a casa questi 3 punti, uno Spezia che invece sembrava che volesse difendere un po' il risultato e portarsi a casa anche questo punticino, che avrebbe comunque mosso la classifica, perché lo Spezia non ha fatto quasi nulla, a meno finché non ha subito il gol dell'Atalanta. È sempre stata l'Atalanta a spingere. Infatti mi ricordo comunque la prima occasione ce l'ha avuta Muriel, no? Con quel bellissimo destro forte, no, sull'assist di Morchio di Mele, che tira un destro un collo esterno bellissimo, e la palla esce di tanto così fuori dall'incrocio, ragazzi, di tanto così fuori dall'incrocio. Poi ci ha provato comunque lo stesso Boga di testa, se non sbaglio, su un cross di Koopmeiners, dove Boga di testa stacca ma non inquadra la porta. Ci ha provato anche Demiral di testa una volta, se non mi ricordo male, e quindi l'Atalanta ha spinto, finché poi non è arrivato il gol del 2-1, un gol da calcio da fermo, un gol da calcio piazzato, un calcio di punizione. Praticamente Koopmeiners tocca per Muriel, che gliela ferma. Koopmeiners cross al centro, trova la torre di Demiral, che di testa anticipa, se non sbaglio, Jasi. Demiral fa la sponda di testa per Jim City, che in corsa fa gol, ma non marcato. Jim City completamente solo in area di rigore, e l'Atalanta trova il 2-1. Se non sbaglio, è Erlich che si perde Jim City. Dopo il 2-1, l'Atalanta continua a spingere e prova a chiudere la partita. Ha preso l'incrocio con Boga, ragazzi, e che incrocio, no? Lo scambio 1-2 tra Muriel e Boga. Boga molto bravo a tenere anche lontano il difensore dello Spezia e a prendere posizione. Tira col destro, un tiro bellissimo. Ripeto, si stampa sull'incrocio pieno, ragazzi. Incrocio pieno, pieno. Poi ha avuto un'altra occasione, se non sbaglio, sempre l'Atalanta dopo l'incrocio, no? Con Pasalic che a 2 passi non riesce a buttarla dentro. Ci prova anche Koopmeiners, che tira, e Provedel fa la sua parata.
L'Atalanta ha spinto, l'Atalanta sicuramente ha spinto. C'ha l'occasione del 2-2 lo Spezia con Jasi, che secondo me fa la cosa più difficile, no? Nel girarsi velocemente e mandare anche a vuoto l'intervento del difensore. Una volta che girate a tu per tu col portiere, ragazzi, in caduta Jasi non trova la porta. Ecco, lì è forse la cosa più facile che doveva fare, è trovare la porta e il movimento che ha fatto era la cosa più difficile, lui ha fatto il contrario, la cosa più difficile gli è riuscita bene, poi la cosa più semplice non è riuscita bene. E quello poteva essere un grandissimo occasione, una grandissima occasione per il 2-2, così non è stato, e poi ragazzi arriva il 3-2 d'Atalanta con questo Zappacosta che mette una palla di rimorchio per Muriel, Muriel s'accentra, sembrava volesse tirare, non tira, alla fine raga per Pasalic che col destro, piatto da giro, preciso, non potente, ma molto preciso, a fin di palo si insacca in rete e l'Atalanta trova il gol del 3-1. Ci prova anche Manai all'ultimo su un tiro da posizione molto difficilissima dove Musso fa una grandissima parata, ma anche in questo caso qua, ragazzi, l'azione viene fermata per fuori gioco. Quindi un 3-1 che sostanzialmente secondo me è giusto, non è un risultato bugiardo, questa Atalanta ha creato di più e ha meritato questa vittoria e quindi Gasperini può ancora sperare. C'è ancora due partite significano 6 punti, vedremo questa bella lotta europea come andrà a finire, come è molto bella la lotta Europa, è molto bella la lotta salvezza, questo campionato come dico sempre, magari sarà mediocre, ma a livello dello spettacolo del tifoso è molto molto divertente. Niente ragazzi, direi che il video può finire qua, noi ci vediamo stasera col post partita di Milan, del Milan col Verona. Sì, mi seguo anche le altre partite ma non farò uscire video, ci vediamo direttamente stasera, quindi se è stato questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi commenti, fatemi sapere voi appunto cosa pensate di questa partita qua tra Spezia e Atalanta, ditemi un po' la vostra e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi al canale che è fondamentale, non costa nulla per voi tanto, basta che fate clic su iscriviti, siete iscritti senza costi nulla, se lo fate vi ringrazio di cuore perché è un supporto che mi date tantissimo, condividete i video con i vostri amici per iscrivervi anche loro, attivate le notifiche così non perdete i prossimi video, passate anche sul link in descrizione della barra di dispositivo channel, qui dai, ma che è tutto, bella!